prima campanella per circa 79.000 studenti lucani. Gli alunni di Basilicata sono i primi d'Italia a tornare sui banchi, ma non mancano le criticità a partire dal liceo Duni di Matera. A Ravenna ha siglato ieri un accordo tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune emiliano per la realizzazione di una serie di progetti. La politica, Di Maio in un video lancia il candidato governatore Mattia e attacca l'attuale presidente. La Basilicata è ostaggio di Pittella, ha detto Di Maio, e non si sa quando andrete a votare. Ultima giornata ieri per l'iniziativa Liberiamo il futuro della CGIL. Positivo il bilancio della 3 giorni dedicata al lavoro. Calcio, il Potenza si è presentato ufficialmente ai propri tifosi sabato nell'ambito della festa dello sport. A Rione, Poggio Tre Galli, tra tanto entusiasmo e voglia di cominciare. Buongiorno dalla nuova TG, primo giorno di scuola oggi per circa 79.000 studenti lucani. Gli alunni di Basilicata sono tra i primi d'Italia a tornare sui banchi. Tanti timori ma anche gioie raccolti dai nostri microfoni all'ingresso delle scuole. Ma non mancano le criticità. Sentiamo Michelangelo Russo. Benvenuti. Pronti, carichi? Come siamo messi? Male? Da stamane si ricomincia, è suonata squillante e precisa la prima campanella per quasi 79.000 studenti lucani. Giovani e piccoli alunni di Basilicata sono tra i primi studenti d'Italia a tornare a scuola, dalla materna alle superiori, per cominciare l'anno scolastico 2018-2019, un anno con molti ponti a causa delle festività infrasettimanali. Sono molto emozionata perché sono contenta di ritrovare i compagni e contenta di ritrovare i professori e di imparare sempre cose nuove. Beh, l'ultimo anno, l'ansia della maturità, insomma, è un po' un anno doloroso. Gioia, solo gioia, siamo in guida. In provincia di Potenza gli iscritti sono 49.665 e 29.238 nel Materano. I dati sono stati forniti dall'ufficio scolastico regionale. In provincia di Matera 4.056 sono i bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia, 8.232 nelle scuole primarie, 5.560 nelle scuole secondarie di primo grado e 11.390 in quelle di secondo grado. In provincia di Potenza invece le iscrizioni nelle scuole dell'infanzia sono 6.772, 14.642 in quelle primarie, 9.670 nelle secondarie di primo grado e 18.581 nelle secondarie di secondo grado. Il nostro augurio a tutti questi alunni: noi abbiamo lavorato tutta l'estate per migliorare l'organizzazione. Gli alunni troveranno nuove aule, nuovi laboratori, un orario già pronto e quindi speriamo che anche il lavoro dei docenti sia reso migliore possibile. Vi auguro un buon inizio dell'anno con tutte le migliori prospettive perché possa essere svolto nel miglior modo possibile. Ma i problemi non mancano. Critico lo start per gli studenti del liceo classico Duni di Matera, sgomberato per inagibilità della struttura, 500 i ragazzi e 21 le classi che non sanno dove andare. Inoltre ci sono ancora moltissime pluriclassi in Basilicata, 20 in provincia di Matera, 84 in quella di Potenza, dove si mettono assieme bambini dalla prima alla quinta. Una soluzione che crea enormi difficoltà didattiche. E come ricordato nel servizio, gli unici studenti lucani che non sono potuti rientrare a scuola sono stati gli alunni del liceo classico Duni di Matera. Venerdì il Comune ha disposto la chiusura della struttura per inagibilità. Un centinaio di studenti ha raggiunto in mattinata la propria scuola per avviare una manifestazione di sostegno e sensibilizzare le istituzioni affinché si possa trovare in tempi rapidi una nuova sede provvisoria. I ragazzi hanno anche esposto uno striscione che riassume il valore della manifestazione. Il Duni siamo noi, sosteniamolo. Intanto nel pomeriggio presso la sala consiliare della provincia di Matera il presidente De Giacomo incontrerà il dirigente scolastico Patrizia Di Franco, i docenti e le famiglie interessate dall'emergenza liceo classico al quale sono iscritti circa 500 studenti. E adesso andiamo a Potenza. Con l'apertura delle scuole si fa sempre più critica la situazione relativa al traffico, soprattutto nella città capoluogo, dove la circolazione non sembra essersi alleggerita a seguito dell'attivazione del nuovo piano di viabilità, almeno per il primo giorno di scuola. Il progetto, volto a migliorare la circolazione, soprattutto in Rione Risorgimento, ha visto l'istituzione di numerosi tratti a doppio senso di circolazione e l'installazione di rotatorie in diversi punti della città.
le principali in viale Firenze a piazza Don Bosco e a piazza Bologna. Intanto strade sature, minuti di attesa e il bilancio di questa mattina, proprio in corrispondenza dei tratti interessati dai cambiamenti. Voltiamo pagina. Ravenna ha siglato ieri un accordo tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune Emiliano per la realizzazione di alcuni progetti. Sentiamo Lucia Pietrafesa. L'accordo si inserisce nel quadro del programma d'Italia 2019, già indicato nel dossier di candidatura, che prevede la realizzazione di una serie di progetti in collaborazione con le altre 5 città entrate nella shortlist. In particolare la Fondazione Matera Basilicata 2019 con il Teatro delle Albe di Ravenna sta producendo la rappresentazione del Purgatorio di Dante, che vedrà il coinvolgimento di tanti cittadini in tutte le fasi della realizzazione. Alla firma dell'accordo con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, erano presenti il presidente della Fondazione, Salvatore Adduce, e l'assessore alla cultura, Giampaolo D'Andrea. La mattinata ravennata è iniziata con un'azione corale progettata in collaborazione con Ravenna Teatro e il Teatro delle Albe sulla scorta del progetto Cantiere Dante, commissionato da Ravenna Festival. Con il Comune Emiliano, ha dichiarato Adduce, vogliamo andare oltre la produzione di questo spettacolo, promuovendo un programma di attività in diversi settori, dalla didattica al turismo alla cultura, agli aspetti più strettamente imprenditoriali ed economici, attraverso lo scambio di esperienze e la realizzazione di coproduzioni Ravenna-Matera. Un altro ambito privilegiato è la scuola per la produzione e diffusione di contenuti culturali e tecnici. La possibilità di far lavorare insieme, in parallelo, anche se a distanza, scuole di Ravenna e Matera, sottolineato D'Andrea, può arricchire gli studenti, gli insegnanti e le comunità locali di entrambe i contesti. Un altro importante scambio fra le due realtà riguarderà l'innovazione culturale. Inoltre, ha annunciato D'Andrea, si procederà alla costruzione di reti e scambio di relazioni europee. La pagina politica, la presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla festa nazionale della Lega in programma a Matera il 29 e il 30 settembre prossimo è confermatissima, lo ha annunciato la Lega di Basilicata spiegando che si tratterà di una festa del buonsenso aperta a tutti, dai più grandi ai più piccoli. E intanto ieri il vice premier Luigi Di Maio in un video ha lanciato il candidato governatore Mattia e ha attaccato il presidente attuale. La Basilicata è ostaggio di Pittella, ha detto il ministro, non si sa quando andrete a votare. Il servizio è di Celestino Benedetto. Si accende lo scontro tra i partiti in vista delle regionali. A scendere nell'agone dialettico da elettorale al fianco del candidato dei 5 Stelle alla carica di governatore è il vice premier Luigi Di Maio, secondo il quale dalla Rimborsopoli alla Concorsopoli la Basilicata continua ad essere ostaggio di una classe politica attaccata alle poltrone e le responsabilità sarebbero in parte anche di tutti quei lucani che nel segreto delle urne hanno rimandato al potere esponenti politici coinvolti nell'inchiesta sui rimborsi di consiglieri e assessori regionali. Come il presidente Pittella, ora agli arresti domiciliari per un'altra inchiesta, quella sui concorsi nella sanità lucana. Ci sono dei fatti gravi che riguardano la sanità, cioè qui c'è un presidente della regione che non si dimette perché sta aspettando una sentenza che lo possa scarcerare per poi ricandidarsi, e c'è una regione ostaggio di questo signore. Ovviamente c'è una responsabilità diffusa, nel senso che qualcuno avrà pur votato questo signore. Va bene, non vogliamo fare la morale a nessuno, però è il momento di cambiare. A replicare al ministro un video del segretario regionale del PD Mario Polese, postato sui social. Intanto, al fianco del vicepremier, il candidato alla carica di governatore dei 5 Stelle, Antonio Mattia, ritorna sulla sconfitta subita dal PD alle politiche del 4 marzo. Hanno delegittimato non solo il fratello perdente che noi volucani non abbiamo portato noi in Parlamento, l'ha portato il Rosatellum col salvagente in Campania, ma i lucani hanno già detto col 44% di voto al Movimento 5 Stelle che Pittella non ci deve essere più. E il senatore PD Salvatore Margiotta replica a Di Maio: la Basilicata ha bisogno di investimenti e sviluppo e non certo di essere trasformata nel laboratorio della decrescita a 5 stelle, evidenziato il senatore lucano. Il potente vice premier ha concluso: non è più il leader dell'opposizione, sarebbe necessario cambiasse registro, smettendola di denunciare il gap infrastrutturale della Basilicata e dicendo chiaramente quante risorse intende stanziare per la regione.
Cambiamo argomento, ultima giornata dell'iniziativa Liberiamo il futuro della CGIL. Vediamo com'è andata nel servizio di Alessandro Panuccio. Con la chiusura dell'intervento straordinario si è smesso di pensare a una programmazione per la Basilicata e per il Sud, soprattutto nell'evidente inadeguatezza della classe dirigente. Così il segretario generale della CGIL Basilicata, Angelo Summa, a conclusione delle tre giornate del lavoro Liberiamo il futuro, promosse dall'organizzazione sindacale Tra Matera e Potenza, per portare al centro del dibattito politico regionale il tema del lavoro e dei diritti. Smart City e transizione energetica sono le sfide da perseguire. Dal palco di Piazza Don Bosco lanciate le 5 idee programmatiche per lo sviluppo del Mezzogiorno. Partire dalle risorse ordinarie, ha aggiunto Summa, in quanto le risorse comunitarie hanno avuto una funzione di supplenza dell'ordinario. Una strategia unitaria per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale che superi il localismo virtuoso degli ultimi 15 anni. Infine, istruzione e ricerca come motori di cambiamento e sviluppo e tutela dei territori. Un piano straordinario per la Basilicata, per la cura, la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio. ZES e innovazione sono altri punti cruciali. La Basilicata dovrà essere l'avamposto che sperimenti nel Mezzogiorno elementi di innovazione per evitare il rischio che il divario nord e sud si amplifichi. Queste le sfide vere in Basilicata, insieme a turismo, cultura, Matera 2019 e al tema dello spopolamento e invecchiamento. All'incontro conclusivo dal titolo Lavoro, innovazione e Mezzogiorno per un nuovo modello di sviluppo hanno partecipato anche Andrea Bianchi, direttore delle politiche industriali di Confindustria, Ennio Cascetta, presidente ANAS, e la giornalista Luisella Costamagna. In serata, infine, il concerto del gruppo musicale La Municipal e del cantautore Willy Peyote. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nova Impianti, via Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito novaimpiantipotenza.eu, mail info@novaimpiantipotenza.eu. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Colleghiamo ogni giorno Puglia e Basilicata. Stiamo migliorando i nostri servizi. Stazioni più moderne, accessibili e sostenibili. Stiamo lavorando per una linea più moderna, sicura e veloce. 21 km di raddoppio entro il 2019, 30 km entro il 2022. Ferrovie Appulo Lucane. Il futuro è il nostro viaggio più importante. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG con la cronaca. Operazione dei carabinieri di Policoro di contrasto al fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali. I militari hanno arrestato 4 persone in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. I 4, di origine rumena tra i 23 e i 41 anni, sono stati sorpresi da una pattuglia mentre erano in possesso della refurtiva, occultata in alcuni zaini e nell'autovettura parcheggiata fuori un supermercato della cittadina ionica. Numeri record nei primi 8 mesi del 2018 per gli aeroporti di Bari e Brindisi, un risultato che fa riflettere sulla necessità di assicurare alla Basilicata una infrastruttura aeroportuale attraverso il rilancio della pista Mattei. Ci dice di più Mariolina Notargiacomo. Poco meno di 5 milioni di passeggeri nei primi 8 mesi del 2018 in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi, con una crescita del più 5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono i dati diffusi da Aeroporti di Puglia. Nel solo mese di agosto i passeggeri totali sono stati 810.868, in aumento del più 7,2% rispetto allo stesso mese del 2017. Il presidente di Aeroporti Puglia, Tiziano Onesti, parla di ottimo risultato ottenuto grazie alla pianificazione studiata con la Regione. La crescita è stata determinata grazie al consolidamento delle rotte esistenti e all'apertura di nuovi collegamenti internazionali. Il dato stuzzica una riflessione: se solo il 5% del traffico passeggeri transitato a Bari e Brindisi fosse atterrato e decollato sull'aviosuperficie Mattei di Pisticci, si sarebbero superati diversi aeroporti italiani. Il risultato degli scali pugliesi è stato possibile grazie ai 12,5
5 milioni erogati ogni anno dal governo pugliese. La Basilicata i propri soldi, 2,2 milioni di euro, li destina alla società Consorzio Aeroporto Salerno Ponte Cagnano, chiuso ai passeggeri da tempo immemorabile. Una scelta messa sotto accusa anche dalla Corte dei Conti per il fatto che sarebbero state distratte somme originariamente previste per voli sperimentali da e per la pista Mattei. Quindi le sperimentazioni non sono state fatte, poiché i fondi sono stati dirottati verso l'aeroporto campano. La regione sarà ulteriormente esposta nel ripianare i bilanci negativi perlomeno fino al 2023 per 3-4 milioni di euro, poiché i lavori a Ponte Cagnano Salerno sono fermi alla gara per l'affidamento della progettazione. Fatti due conti con le stesse somme, si sarebbe potuta avere una ricaduta economica per la Basilicata di oltre 36 milioni di euro. Oltre 3.000 ore di volo, 120.000 passeggeri, 50 posti di lavoro diretti e oltre 3.500 posti di lavoro indotti, con un costo medio a carico del cittadino per raggiungere Roma e Milano di circa 60 euro, vale a dire più economico del biglietto per il Frecciarossa. Insomma, un danno enorme per il territorio. Le carceri della Basilicata presentano scarse condizioni igieniche, personale carente, assistenza sanitaria vergognosamente deficitaria. Lo ha detto il senatore Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle a conclusione delle visite negli istituti di Melfi, Potenza e Matera. E adesso la pagina degli eventi. Ieri il Parco del Basento si è colorato d'arte grazie alla prima edizione di En Plein Air promossa dalle associazioni We Love Potenza e Spazio Protetto. I particolari nel prossimo servizio. Esplosione di colori al Parco Fluviale del Basento, scenario della prima edizione di En Plein Air organizzata dalle associazioni We Love Potenza e Spazio Protetto. 40 pittori, non solo potentini, che si sono ritrovati sulle sponde del fiume per un'estemporanea di pittura che ha reso l'area un set davvero suggestivo. Ciao, sono Carlo, sono invitato qua per la mostra di pittura sul fiume Il Basento, su questo bello parco. Sono partecipante con tre opere, sono della Colombia, sono molto grato di essere qua in questo spazio che se le apre all'artista. È molto importante per mostrarci l'arte che sta sulla nostra terra, sulla nostra vita, in questo medio naturale. È una bellissima iniziativa. Un vero e proprio laboratorio all'aperto per esprimere al meglio la propria vena artistica, realizzare dipinti ed esporre i propri lavori, facendo del parco una galleria d'arte a cielo aperto. Solo la prima delle iniziative che l'associazione We Love Potenza intende promuovere, perché il Basento merita una progettualità e una programmazione di alto profilo che ne faccia luogo di contaminazione artistica, culturale e naturalistica. In questa zona faremo tante iniziative, non ci dimentichiamo che We Love Potenza sta lavorando da tempo per la valorizzazione dei luoghi e questo è un luogo particolare anche perché siamo sotto il simbolo di Potenza, il Ponte Musmeci, e noi dal Ponte Musmeci al Ponte Sant'Oronzo faremo tante altre iniziative. E apriamo la pagina sportiva con la Serie C. In attesa della composizione dei gironi e dei calendari, Potenza è sceso in campo in amichevole contro il Bitonto. I rossoblù vincono, ma la condizione non è ancora al top. Luigi Santopietro. L'entusiasmo della piazza, una squadra che continua a vincere pur senza brillare, l'apprensione per Giosa, la voglia di iniziare il prima possibile a giocare per i tre punti. Dopo l'amichevole col Bitonto, vinta per 1-0, sono tanti i temi e le sensazioni all'ordine del giorno. I ragazzi di Ragno non brillano e si impongono con un gol di scarto firmato da Genchi sul finire della prima frazione. Non sono mancati momenti clou come l'infortunio a Giosa, che si è fermato precauzionalmente dopo un quarto d'ora, e alcuni attimi di tensione tra i giocatori che hanno portato alla sospensione per alcuni minuti della partita contro la squadra di Mister Pizzulli, che giocherà insieme a Francavilla e Picerno nel girone H di Serie D. Potenza ha appannato, con Mister Ragno che ammette. Potenza è chiaro non sta al 100%, questo lo sappiamo un po' tutti, anche perché non riusciamo ancora a fare le settimane tipo, perché quando sai che devi giocare, perché adesso non sappiamo nemmeno se giochiamo domenica prossima, se giochiamo martedì o se giochiamo mercoledì, quindi martedì quando rientriamo, tra martedì e mercoledì sapremo un po' con chi giocare e quindi imposteremo la settimana tipo, perché qua basta che sbagli poco a poco con qualche cosa
poi non riesci, non vai lucido nella partita. Interessante anche l'analisi di Emerson, che vuole una squadra con i nervi più saldi. Una partita dura da giocare, visto anche l'avversario, poi hanno cercato di portare dall'altra parte dell'agonismo, noi dovevamo essere un po' più lucidi e cercare di giocare di più e non cadere in provocazione. E il Potenza Calcio si è presentato ufficialmente ai propri tifosi sabato nell'ambito della festa dello sport a Rione Poggio Tregali, tra tanto entusiasmo e voglia di cominciare. Lucia Petrafesa. I tifosi rossoblù hanno finalmente potuto abbracciare i propri beniamini che si sono presentati alla città nella festa dello sport di Santa Cecilia. Bandiere e cori a squarciagola dalla piazza, mentre la rosa di Mister Ragno sfila sul palco, un tripudio di colori rosso e blu. Ora però c'è voglia di scendere in campo, di respirare l'aria di una partita vera. Il nuovo tormentone è: dove arriverà questo Potenza? Una squadra forte, pure, come dire, tosta veramente quest'anno. Bisogna essere tosti, nella vita bisogna essere tosti. Abbiamo molte difficoltà tutti, ma tutti dobbiamo trovare la forza di sorridere e di essere tosti nelle difficoltà. Dove può arrivare questo Potenza? Non lo sappiamo. Noi siamo una neopromossa, dobbiamo partire da questa considerazione. Su questa abbiamo aggiunto a un gruppo dell'anno scorso dei giocatori importanti che ci facciano fare un campionato di tranquillità. Poi non abbiamo la prova del campo, non sappiamo come ci collochiamo rispetto alle altre squadre. Il sindaco si è detto favorevole alla possibilità di un nuovo stadio. Quale potrebbe essere un possibile sviluppo futuro? Speriamo serva. Dove può arrivare il Potenza? Il Potenza può fare bene, può fare molto bene quest'anno, può arrivare a fare un campionato, speriamo noi, di vertice, perché ha tanta qualità. Stiamo lavorando per, appunto, conoscerci al meglio, per amalgamare, diciamo, questa squadra, che comunque sono tanti innesti. Lavorando tanto anche sull'aspetto di gruppo, sull'aspetto dove non c'è io sono bravo, ma sì, io sono una squadra. Quindi quello è il nostro motto, quello deve essere il nostro obiettivo come squadra, perché i campionati. Buoni risultati vengono da questi motivi, da queste caratteristiche di gruppo. E per questa edizione è tutto, e vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.